Buongiorno. Fin da subito abbiamo concentrato ogni sforzo per dare assistenza a chi stava male e a chi era in sorveglianza attiva, organizzando un complesso sistema per essere più vicini ai più deboli. Ora che ci avviciniamo alla ripartenza, dobbiamo essere pronti tutti. Per questo, ad ogni famiglia di Besana consegneremo un pacco di 30 mascherine. Per ogni via sarà indicato il punto di distribuzione con l'orario e il luogo di ritiro. Ogni punto di distribuzione durerà almeno 2 ore e ci sono mascherine per tutti, quindi non sarà necessario fare la corsa a chi arriva primo. Per la vostra famiglia dovrete indicare al momento del ritiro il vostro indirizzo e il nome della persona a cui è intestata la tassa rifiuti, perché ogni pacco è associato ad una famiglia. Il personale della Protezione Civile sarà presente per evitare che si creino assembramenti, quindi attenetevi alle loro indicazioni. Se non avete la mascherina per uscire, vi verrà consegnata direttamente sul posto. Per chi non può uscire o non potrà ritirarle, può chiamare nei giorni successivi la Protezione Civile. Le persone e i conviventi dei Covid positivi e le persone in sorveglianza attiva non devono venire. Riceveranno il pacco direttamente a casa. Besana è molto grande. Pensate che nel nostro territorio potremo metterci Carate, Veduggio e Renate insieme. E una consegna di questo tipo è un'assoluta novità nella storia della nostra città. Consegnare le mascherine nelle cassette della posta è impossibile perché il pacco è alto e quindi non entrerebbe nelle feritoie. Quindi attenetevi alle indicazioni della Protezione Civile al momento del ritiro e rispettate ordinatamente le distanze. Le consegne cominceranno da venerdì dopo precisa comunicazione sui primi luoghi di consegna. Stiamo lavorando per ripartire tutti, per ripartire insieme.